Sta circolando in queste ore una prima bozza dell'ipotesi di regolarizzazione a cui sta lavorando il governo. La problematica, delle centinaia di migliaia di migranti presenti sul territorio italiano, senza documenti, senza permesso di soggiorno, senza la possibilità di accedere a diritti e garanzie fondamentali, è finita repentinamente nel dimenticatoio. Con il sopravvenire dell'emergenza coronavirus, per poi però tornare alla ribalta quando ci si è resi conto che coloro che sono fantasmi quando si parla di diritti sono in realtà corpi in carne ed ossa quando bisogna raccogliere i pomodori e provvedere alle esigenze di raccolta nei campi. Così nell'arco di qualche giorno il tema è tornato di attualità ed il governo ha iniziato a lavorare a questa ipotesi di regolarizzazione con il ruolo, non a caso, primario, fondamentale del ministro alle politiche agricole Bellanova. Ora, stiamo parlando di una bozza, non sappiamo che prospettive avrà questo ipotizzato testo di legge, non sappiamo quali modifiche verranno apportate e se effettivamente approderà qualcosa. Però intanto crediamo che sia utile fare una prima disamina del testo che è stato diffuso per cercare di coglierne la logica profonda, perché da quella bozza emerge in maniera chiara quale sia la logica con cui il governo sta pensando di affrontare la problematica. E si tratta di una logica semplice e cruda. Non si parte dal problema delle centinaia di migliaia di persone senza documenti e di tutte le problematiche che ne derivano, soprattutto sul versante dei diritti e delle garanzie anche sanitarie di profilassi che il contesto che stiamo vivendo impone. Non si parte dalla problematica dell'assenza di abitazioni sicure, dove appunto anche le tutele sanitarie potrebbero essere effettivamente messe in campo. Non si parte dal problema degli insediamenti informali, che sono in realtà vere e proprie bidonville dove vivono migliaia di migranti senza permesso di soggiorno e non si parte neppure dal problema dei permessi di soggiorno bloccati e di tutti coloro che sono appesi al filo di un permesso di soggiorno precario che va rinnovato ogni 6 mesi e che non garantisce alcuna possibilità sicura di esistenza, alcuna possibilità, alcuna prospettiva di vita certa nel nostro paese. Neppure si parte dal problema, dal mero problema della tutela complessiva della popolazione rispetto ai rischi di contagio che chiaramente si innalzano enormemente nei contesti in cui vi è una vita precarissima e sommersa, come quella che appunto tante migliaia di migranti senza permesso di soggiorno oggi sono costretti a vivere. Si parte da un'unica valutazione. Da un'unica valutazione rigidamente vincolata ad un interesse economico. Quante braccia migranti servono in questo momento al sistema produttivo? Quante braccia servono all'agricoltura? Bene, fatto il calcolo delle braccia, i corpi attaccati a quelle braccia li regolarizziamo, gli altri li lasciamo al macero. E tra l'altro anche per quei corpi che vengono regolarizzati, la regolarizzazione riguarda un tempo comunque incerto, sia nella realizzazione della regolarizzazione, sia nelle prospettive di regolarità del soggiorno che ne deriveranno. Si tratta di una logica, a mio avviso, inaccettabile in un paese che si vuole rappresentare come paese civile
ma che d'altra parte forse è anche pienamente coerente con un sistema che attraverso i tagli alla sanità, le privatizzazioni, le speculazioni sulla malattia è riuscito ad avere un tasso di mortalità per coronavirus unico al mondo. Comunque, veniamo alla bozza di provvedimento che sta circolando. Il punto di partenza è espressamente questo, lo leggo, il fine di sopperire alla carenza di lavoratori nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura. Quindi, come poi viene specificato chiaramente nel proseguo del testo, la regolarizzazione di cui si sta trattando riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro instaurati, che possono essere instaurati all'interno di questi settori: agricoltura, allevamento, pesca e acquacoltura. Ora, già questa prima limitazione, credo che emerga in tutta la sua irragionevolezza e irrazionalità. In realtà si sta proponendo, ci si sta proponendo di ritagliare all'interno di una massa di irregolari prodotta da leggi ingiuste ed irrazionali, ma questo è un altro discorso. Si sta proponendo di ritagliare all'interno di una enorme massa di migranti irregolari, massa in gran parte addensata nelle metropoli e nelle città, si sta proponendo come unica soluzione la possibilità di regolarizzare la propria condizione di soggiorno attraverso il reperimento di un rapporto di lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura. Cioè, se usciamo un attimo dalla mera logica utilitaristica economica, per cui dici no, adesso ci servono le persone nei campi, quindi andiamole a recuperare, ma non mi sembra una logica che dovrebbe appartenere, che possa appartenere ad uno stato di diritto come dovrebbe essere quello in cui viviamo. Per il resto, se usciamo da questo mero calcolo, è evidente che si tratta di un approccio tutto irrazionale. Cosa può determinare oggi, nel contesto che stiamo vivendo, con centinaia di migliaia di migranti senza lavoro, oppure che sono impegnati nel lavoro nero in altri settori economici. Cosa può determinare il fatto che venga proposta come unica soluzione la possibilità di regolarizzarsi attraverso un contratto di lavoro nei settori dell'allevamento, della pesca, dell'acquacoltura e nel settore agricolo? Quali meccanismi di speculazione si metteranno in campo sulla pelle dei migranti quando il valore di un contratto agricolo salirà in maniera inestimabile nel mercato della regolarizzazione? Quali saranno i traffici che si determineranno? Quali tensioni determinerà una situazione di questo tipo, che appunto mira a tagliare, a ritagliarsi dentro un numero gigantesco di soggetti in condizioni di irregolarità, proprio quella porzione di manodopera che serve in questo momento al sistema produttivo? Credo che si tratti di una logica, oltre che inaccettabile dal punto di vista etico, ma anche dal punto di vista pratico, concreto, è una logica veramente incomprensibile, destinata a produrre enormi problematiche piuttosto che a risolvere appunto il grande problema che abbiamo di fronte in questo momento. Eppure il paradosso non si ferma qui, cioè il problema non è limitato solamente al confinamento della regolarizzazione dentro i settori che abbiamo appena indicato. Il testo di legge prevede anche un ulteriore limite. Il contratto di lavoro che viene stipulato deve essere obbligatoriamente a tempo determinato. Può avere una durata massima di un anno. Ora,
non è possibile dare una spiegazione ragionevole a questo limite previsto per legge. Cioè, ci troviamo di fronte ad una situazione per cui l'ipotesi di un contratto di lavoro precario e a termine non è una condizione di ripiego, ma è una condizione imposta dalla legge. Cioè, è lo stesso testo di legge che impone che il rapporto di lavoro sia necessariamente limitato nel tempo, possa avere al massimo la durata di un anno. E questo limite non ha spiegazioni, o meglio, non ha spiegazioni se non dentro una logica che in qualche maniera prevede, come dire, di limitare anche nel tempo la condizione di regolarità del migrante che emerge. Perché se così non fosse, è una previsione che non ha alcun senso, a maggior ragione non ha alcun senso dentro una retorica no, che attiene alla battaglia contro il caporalato, contro lo sfruttamento del lavoro nero. Su questo versante, a maggior ragione dovrebbero essere stimolati rapporti di lavoro duraturi nel tempo, continuativi. Invece si prevede per legge che il rapporto di lavoro debba necessariamente essere un rapporto di lavoro a tempo determinato, massimo di un anno. Ed in effetti anche le prospettive del permesso di soggiorno che si originerebbe dalle procedure di regolarizzazione sono prospettive estremamente incerte, poco chiare. Questo perché? Perché nel punto 2 del testo della bozza di testo di legge, a proposito proprio del permesso di soggiorno che verrebbe rilasciato al lavoratore emerso, leggiamo questo passaggio, lo vado proprio a leggere direttamente. Il permesso di soggiorno conseguente all'esito favorevole del procedimento può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro. In caso di mancato rinnovo, trovano applicazione le disposizioni che consentono al lavoratore di iscriversi alle liste di collocamento e di avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 22,11 del testo unico in riferimento alla condizione del lavoratore straniero disoccupato. Quindi, quello che noi leggiamo nel testo di legge è esattamente questo, cioè che il permesso di soggiorno, conseguente all'esito favorevole della regolarizzazione, può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro. Ora, si tratta di un passaggio, anche in questo caso, poco comprensibile, anche dal punto di vista strettamente giuridico e poi di conseguenza applicativo. E questo perché? Perché se al lavoratore emerso viene rilasciato un ordinario permesso di soggiorno per motivi di lavoro, si tratta di una specificazione del tutto inutile. Una volta rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, poi il permesso di soggiorno ha il suo corso ordinario, è già un corso che è già normativamente disciplinato. Quindi poi c'è il rinnovo, ci sono dei requisiti previsti per il rinnovo e così via, come normalmente prevede il testo unico per quanto riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Quindi questa specificazione o è del tutto inutile e frutto di una estrema imperizia, e questo potrebbe anche essere, oppure risponde invece ad una logica di tipo diverso, che quindi si riconnette al problema che sollevavo prima, cioè forse il tentativo di prevedere un limite nel futuro soggiorno del lavoratore che è emerso, che si è regolarizzato. E in effetti, questo
questa specificazione sembrerebbe voler introdurre una sorta di disciplina straordinaria di questo permesso di soggiorno rispetto a quella ordinariamente già prevista, che quindi non doveva essere, poteva essere eventualmente richiamata per articoli, ma non aveva senso scrivere un passaggio di questo tipo. E se fosse se fosse vera questa seconda ipotesi, e cioè il fatto che si prevede in qualche maniera una sorta di disciplina particolare, straordinaria per questo permesso di soggiorno, ci troveremmo di fronte ad una situazione estremamente problematica. Perché? Perché leggendo bene questo passaggio potrebbe essere anche interpretato nel senso che il rinnovo del permesso di soggiorno sarebbe possibile una sola volta. Quindi prendi il permesso di soggiorno, poi lo rinnovi nel caso in cui ci fosse un'altra proposta di lavoro da parte dello stesso datore di lavoro o di altro datore di lavoro. Se non c'è, puoi eventualmente iscriverti alle liste di collocamento. Poi però che cosa succede? Perché in questo passaggio si dice espressamente che il permesso di soggiorno rilasciato è rinnovabile fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro. Quindi non parliamo di un rinnovo, diciamo così, che può continuare a protrarsi nel tempo secondo la disciplina ordinaria. Parliamo di un'ipotesi particolare, parliamo di un'ipotesi che sembra quasi, come dire, configurare una sorta di ibrido, di permesso di soggiorno stagionale ibrido o qualcosa di simile. Non sappiamo se è così, al momento non siamo in grado di dare una interpretazione certa, siamo in grado però di dire che questo passaggio è un passaggio estremamente caotico, estremamente pericoloso, di cui non si comprende il senso e che di conseguenza legittima ad immaginare che il senso sia comunque in una finalità di restrizione delle ordinarie prerogative del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, perché altrimenti, ripeto, non avrebbe alcuna finalità se non la riconduciamo, ribadisco, ad una mera imperizia. A tutto ciò si aggiungono altri tre elementi, anzi se ne aggiungono tanti, però ci limitiamo ad indicarne altri tre. Il datore di lavoro che potrà, diciamo così, avviare l'istanza di regolarizzazione può essere solamente un datore di lavoro cittadino italiano, cittadino dell'Unione Europea o cittadino non comunitario, ma titolare di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, diciamo così per capirci la carta di soggiorno, anche se adesso insomma il titolo è diverso. Anche in questo caso non si comprende la finalità della distinzione, cioè per quale motivo un lavoratore, un datore di lavoro non comunitario, titolare di un ordinario permesso di soggiorno che gli consente di svolgere le proprie attività in territorio italiano, per quale motivo questo soggetto non potrebbe a sua volta formulare un'istanza di regolarizzazione per l'assunzione di qualche lavoratore, tra l'altro in un contesto in cui questa distinzione tra soggetto, tra cittadino non comunitario titolare del permesso per lungo soggiornanti, cittadino invece non comunitario titolare di un permesso di soggiorno ordinario, già è stata più volte questa distinzione censurata in sede giudiziaria, sia a livello di giurisprudenza interna che a livello di giurisprudenza comunitaria. Ma tolto questo, non si capisce per quale motivo il datore di lavoro non comunitario, regolarmente soggiornante, che regolarmente svolge la propria attività in territorio italiano, avendone i requisiti, non potrebbe in qualche maniera promuovere a sua volta un'istanza di regolarizzazione. Per accedere alle procedure, ovviamente bisognerà pagare una quota. Nella bozza non è ancora stabilita l'entità della quota da pagare. Formalmente viene previsto che la quota debba essere pagata dal datore di lavoro, ma come ben sappiamo, ma non perché lo immaginiamo, ma perché lo abbiamo purtroppo visto in maniera molto materiale, molto concreta e anche molto evidente in occasione delle precedenti regolarizzazioni,
questa quota in realtà poi nella gran parte, nella maggioranza dei casi, dovrà essere pagata di fatto dal lavoratore che vorrà poter accedere alla regolarizzazione, circostanza già grave in sé, ma che diventa di una gravità assoluta nel contesto di crisi economica, di gravissima crisi economica verso cui stiamo purtroppo entrando, anzi siamo già entrati in maniera molto profonda. Inoltre le procedure di regolarizzazione sono procedure anche, diciamo così, complesse, farraginose, tanto più se consideriamo che debbono essere per l'appunto realizzate in un contesto come quello attuale, dove continuano e continueranno ad essere vigenti limiti alla mobilità, agli accessi agli uffici, alla funzionalità degli uffici e quant'altro. Quindi, oltre ai problemi di contenuto della regolarizzazione, abbiamo dei problemi molto seri anche poi sull'iter che viene descritto per poter procedere alla regolarizzazione stessa e a tutte le verifiche che poi dovranno essere effettuate, che vengono demandate alle questure per poter poi completare l'iter di regolarizzazione. Certo, come specificato chiaramente nel testo di legge, in realtà poi l'esito della procedura di regolarizzazione è tutto sommato poco interessante per quanti hanno bisogno in questo momento di utilizzare manodopera migrante nei campi, nel senso che con l'istanza di regolarizzazione intanto puoi andare a lavorare. Poi, dopo, se l'istanza di regolarizzazione finisse nel nulla o rimanesse bloccata o venisse archiviata o respinta, poi comunque intanto il problema dell'utilizzo della manodopera migrante è stato risolto, almeno temporaneamente, perché funzionerà in questi termini. Istanza di regolarizzazione, possibilità di impiego immediato, poi si vedrà, magari dopo qualche mese, non si sa quanti mesi, considerate appunto le problematiche anche amministrative che stanno caratterizzando questo momento. Ora, io credo che veramente è necessario, sviluppare da subito un punto di vista profondamente critico riguardo all'ipotesi di regolarizzazione che sta circolando e su cui si sta lavorando, ma profondamente critico. Perché qui non solo si ripropone il meccanismo per cui la sanatoria, la regolarizzazione deve essere vincolata ad un contratto di lavoro, circostanza che già nelle regolarizzazioni passate ha prodotto delle storture enormi, gigantesche, perché poi è inevitabile che si determini anche un mercato dei contratti di lavoro, mercato che non è un'eventualità, è una certezza ed è una certezza su cui le stesse istituzioni contano, che già le stesse istituzioni prevedono. Quindi si ripropone questo dato, ma in termini peggiorativi, questo dato si ripropone limitando, tra l'altro, la possibilità del rapporto di lavoro a determinati specifici settori lavorativi, quindi creando da questo punto di vista un disastro. Tra l'altro, il tutto in un contesto in cui, come dicevo prima, la crisi economica renderà estremamente complicato, estremamente difficile riuscire a conseguire, no, il contratto di lavoro stesso, se non appunto proprio in alcuni settori molto specifici che in questo momento hanno un bisogno immediato di manodopera. Rispetto a questo contesto e rapportando questo contesto al problema vero, che è quello che dicevo all'inizio, delle centinaia di migliaia di persone che vivono in condizione di assoluta invisibilità, di assoluta impossibilità di accedere a tutele e garanzie fondamentali rispetto al problema enorme delle procedure di rinnovo dei permessi di soggiorno che risultano ad oggi bloccate, creando a sua volta estrema precarietà e creando sicuramente delle problematiche in prospettiva sui requisiti stessi del permesso di soggiorno per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Rispetto a tutto questo, siamo di fronte ad un'ipotesi di regolarizzazione assolutamente, assolutamente inadeguata. Assolutamente inadeguata come primo giudizio, poi chiaramente profondamente, eticamente ingiusta.